Vesti Vesti! Allora, vediamo quante sneakers avete, quante ballerine. Voglio vedere i tacchi invece. Vediamo chi li ha. Ciao, qui devo piangere per avere i tacchi, eh? Ma nessuna ragazza, neanche la zeppa. Non mi avete portato neanche una zeppa oggi. Niente, siete un disastro. Siete un disastro, ragazzi. Martina. A Martina. Grazie. Che begli occhi che hai, adesso lo studiamo ancora meglio e poi volevo darti qualche consiglio di stile. Tu ti vesti in nero, c'è buon esempio? No, no, in estate è molto colorata. E adesso da piena la stagione. Ok, alzati un attimo, vediamo. E tu ti sei quasi perfetto, sì, mi sa che tu potresti anche indossare i pantaloni a uomo, non so se li hai indossati. Sì, vita bassa ma anche vita alta, magari col tacco e il pantalone largo al fondo. Top, tu hai bellissimo decolleté, top scollato, oppure camicia col collo aperto, maniche risvoltate, subito diventi iper chic, magari una troppolina con la troppolina di metallo. Mi piace bene. Poi magari con il capello raccolto, un bellissimo viso, molto carina. L'hai già truccata, eh? No, va bene, ti vedrò lo stesso. Bene, se no altro chance a fondo. Mi piace il cioccolato del conte, il super cioccolato di fondo. Anche di giorno decorato, di giorno invece la sera, di giorno può essere strappato, di giorno sera magari un niente, il colore un po' della notte, il blu notte, il verde eucalipto, il verde metallo, oppure il golden di quindi melanzana. Insomma è stato molto bene. Che valorizzano poi un colore meraviglioso, più versi dei miei, fa vedere, sì, bellissimi. Ah, è tutto intorno all'iride una tonalità di azzurro grigio, poi passa al verde e al giallo con gli altri. Bellissima. Senti, tu vesti colorato ovviamente, fantasia, vedo, top. Sì, dipende un po' dalle giornate. Attacchi come siamo? Sempre l'altro, ma è ballerina. Sei una fedelissima. Sì, attacco tutto il giorno. Bene. Allora, alziamoci in piedi, che vediamo. Girati. Beh, tu puoi portare di tutto, vedo, col tuo fisico, non hai problemi. Sei mignon, proporzionata, quindi su di te io consiglierei. Colore lo utilizzi, perfetto. Stampa, mi piace, però questo punto stampa ancora più scura. Qui con lo scuro ti metti molto in evidenza il tuo viso, gli occhi e il colore dei capelli. Quindi ti immagino un bellissimo abito lungo, magari una serata speciale, il tuo tacco gioiello, anche forse un piccolo tuffo, un cappellino un po' decorativo, oppure per il giorno un abito unito, uno stampato, in un verde particolare che si chiama chocolat, un verde francese molto intenso, non è che il blocco sta molto bene, e poi il secondo colore che devi indossare è il nude, che su di te è azzeccatissimo, perché metti in evidenza il tuo occhio da gatto. Prego. Quindi hai sottolineato l'occhio, il viso, esatto. Molto bello. Esatto. Senti, questo eyeliner colorato, che tonalità esiste oltre questo che vedo che hai usato? Allora, questo qui è un viola, però se no altrimenti l'abbiamo sul bronzo, tortora, tre tonalità di verde. Quindi su di lei abbiamo utilizzato un viola, però esiste bronzo, verde, destro, tortora. Di verde sono tre tonalità, un verde molto chiaro con dell'azzurro all'interno, sì. Se no un verde stella.
rosa e nera e un verde bosco. Ah, quindi per tutti i tipi di occhi. Sai che mi piace molto l'eyeliner colorato, è più bello. Vorrei farlo anche io sotto un po' di invertita nell'occhio. No, è sempre lo stesso eyeliner, perché un ombretto in gel, l'abbiamo messo anche un pochino sotto, appunto luce d'oro, e poi un bel mascara verde, visto che il giovane mi ha giocato un pochino con la più bella. Le glitter che creano brillantezza, quindi diventa anche molto luminoso per il giorno, ma anche per la sera. Molto carina. Quindi non posso usare, devo massacrarti, perché io oggi sono in borghese. Ma come sei in borghese? Ti giuro che non mi resto così. Allora sei venuta così per me? No, sono venuta così perché devo viaggiare. Ti prego, non mi massacrare. Dovevi viaggiare? Hai messo le scarpe da trekking, ma che viaggio hai fatto? A piedi, da Bologna. Senti, però visto che hai tutto abbinato, al cardigan abbinato verde, bottiglia, la cioè hai provato. Ma tu normalmente non ti vesti così? No, mi sento nero di solito, colorato di fuoricino, un sacco di più presente. Però oggi camminavi, sì, sì, però c'è la zeppa che è molto comoda, sì. E puoi anche camminare per parecchio tempo, perché appunto non ha campo, e puoi camminare pari se non sei rialzata. O se no, al limite, anche se l'ultima chance, la ballerina, piuttosto che la scarpa a trekking, non ti vedi? No, la ballerina non mi piace. E allora tappa, non è soluzione. Tappa, abito, ecco per te il cardigan chiaro, no. Meglio un tono più scuro, esatto, meglio un tono tipo la borsa, okay, perché è un po' chiaro questo, perché è sotto perfetto nero e c'è sopra così sola. Grazie a te. Ma che colori hai? Oltre a questo turchese luminosissimo abbiamo rosso lacca, vedo lacca, un corallo, fragola, sì. Poi abbiamo preferito il color Tiffany, ragazze, Tiffany, Mace, Tiffany, e poi c'è anche questo nude che effettivamente è molto chic, bello questo, anche il nude solo per le serate super eleganti. Qui abbiamo, la vedete tutti? Abbiamo una ragazza che è un po' fashionista, quindi non posso massacrarla, perché ha fatto tante cose giuste. Ebbene sì. Allora, camicia verde acqua in super tendenza, tutta questa cascata di ori, e ci siamo. La tracolla, però, hai fatto un errore. No? No? Come porti la tracolla? No, l'ha messa per comodità. No? Si porta così. Lo so, a spalla. Allora, si porta a spalla, non si per comodità. Io questa parola non la conosco. Comodità non è nel mio dizionario. Ragazzi, a New York tutte con la tracolla sulla spalla, mai a tracolla trasversale, ricordatevelo. E così hai rovinato il tuo look, invece è fantastico. Senti, questi jeans sono un po' al limite. Come mai? Jeans bianco con il ricamo oro e le borchie. Girati. Ah, tutta borchiata. Vabbè, il jeans te lo passo così così. Qui c'è la blusa molto bella, anche gli accenti della catena. Quindi facciamo un look trendy, fashion qui, eh? Facciamo uno smoky. Pensavo di fargli questo inverno, perché usare un verde acqua. Sì. Solo che lei non ha mai avuto la ricamo. Magari riesce a miscelare un po' di grigi fumo con questo verde acqua in mezzo, in modo da dare un po' di luce, facciamo uno smoky, in modo che mi sembra di vederti veramente fuori da una sfilata, da vera fashion blogger, pronta con la macchina fotografica. Forza al lavoro. È giusto così ti truccano? Ti do qualche consiglio? Sono fuori, proprio fuori. Up. Ma sì, ma guarda, prendiamo, ce ne capirai, anche perché... Senti, abbiamo due cose nel mondo femminile che ci aiutano, la moda, i vestiti, sì, il trucco, e sfruttiamoli a te, no? Qualsiasi età. Tu vedi che sei molto colorata. Ma sì, mi piace. Mi piace. Ma hai visto la giacchetta già? Ho visto, questa è un po' vintage anche come stoffa. Sì, giacchetta. Come stoffa sì. Come sì, stoffa, sì. Con di cotone bello, questo giallo zafferano, già adatto per la stagione. Sì. Poi vedo che hai il legging sotto. La scarpa, passamela. No, la scarpa
te la passo perché ti direi devo essere comoda, però se tu avessi messo una zeppettina sarebbe forte. Gelabra come correttore. Quanti anni hai tu? 14, tesoro, al tempo che usassi i correttori. Ma no, lipstick, ragazze, le labbra, dopo il mascara ci sono le labbra per poter uscire perfette. Bene, colori, i vostri colori preferiti? Azzurro e rosa, quindi siete tutte teenager qui, perché le ragazzine adorano i colori pastello. Invece voi che siete già più grandi, quali sono i colori? Marrone, rosa, nero, o rosa, e tu marrone, quindi naturali. C'è una signora che diceva che lei non è più teenager. Tu non sei più teenager. Senti, siamo sempre ragazze tutte, quindi non ti preoccupare. Poi come dicevo con una signora, siccome abbiamo due cose che ci aiutano, una è la moda, una è la moda e l'altra sono i trucchi, e quindi utilizziamoli per renderci sempre più belle, sia che abbiamo 14 anni sia che ne abbiamo di più. Quello sulla spalla, mai diagonale, capelli di moli, muori, acconci, ma mai discutita, non li lasci di piacere. Allora vediamo cosa fare su questa ragazza che è già bellissima di suo, però ecco, lei usa questo ombretto, mi sembra di capire, grigio azzurro comunque, no? Perché non lavoriamo invece con colore su di lei, voglio preoccupare. Assolutamente. Visto che ha questo occhio castano, magari andiamo, non so, su un verde, proviamo a dare una sfumatura di colore, così si vede anche leggermente diversa. Usiamo, dai, così.